Intanto buonasera, grazie di essere qui, grazie a Paola che mi ha invitato a parlarvi di titolo di sposa, assistenti per la finanza e design interfaccia, interfaccia conversazionale, un titolo assolutamente pomposo per tanta gente. In realtà è molto più semplice la cosa. Mi presento, io sono il fondatore di InvestiRobot, che è una boutique di consulenza strategica agli investimenti. In realtà siamo due artigiani della qualità e aiutiamo sostanzialmente lato finance investitori a capire il mondo della robotica e intelligenza artificiale, per investirci sia aziende quotate sia aziende non quotate, e dall'altra parte aiutiamo invece le aziende tecnologiche, start-up, sempre che fanno robotica e intelligenza artificiale o hanno interesse a fare un progetto, con analisi strategiche di mercato, quindi ad esempio per capire il posizionamento dell'azienda prima dell'uscita di un prodotto, se ci sono competitor, quali sono magari i vincoli normativi e così via. Io non sono un programmatore, o meglio, mi occupo di altro. Adesso io mi occupo, sono nel mercato finanziario da più di 10 anni, mi occupo di metodologie di analisi dei mercati finanziari e sistemi di trading. Però vi faccio vedere una cosa, se funziona la stessa cosa. Volevo farvi vedere, come al solito, si è fermato il PowerPoint. Questa foto degli anni di aprile del 1990, ecco, adesso funziona, staccando le tecniche cavi, praticamente fa vedere il nerd che c'è in me, come vedete capello lungo a codino, barba incolta, occhialoni, vestito male, ci si lavava poco, all'Artificial Intelligence Application Institute dell'Università di Edimburgo, che era uno dei centri di ricerca più avanzati in intelligenza artificiale. Io all'epoca facevo il ricercatore universitario e mi occupavo di sistemi esperti per il settore assicurativo e bancario. Ok, vi faccio notare sulla qui sulla sinistra della foto questa lavagna bianca con la rappresentazione della conoscenza di un sistema attraverso una rete semantica. Ok, all'epoca intelligenza artificiale significava sistemi esperti, non c'erano ancora le reti neurali che conosciamo oggi. Sistema esperto era, ed è ancora oggi, un programma che ha una grande base di conoscenza formata da regole e dati su un dominio molto ristretto e attraverso un motore inferenziale che elabora la conoscenza dà delle risposte, o cerca di dare delle risposte a un utente attraverso un'interfaccia utente che all'epoca era a caratteri, perché parliamo degli anni 80, iniziali 90. Sistemi esperti, come si costruivano? Beh, principalmente si costruivano attraverso un linguaggio che si chiama un linguaggio Lisp, Lisp Processor, che è stato inventato nel 1958, poi distribuito nel 60, lì sotto c'è il paper da John McCarthy, che era padre fondatore dell'intelligenza artificiale, ha inventato lui il nome intelligenza artificiale, ha inventato anche questo linguaggio di programmazione che praticamente oggi trovate alcune, molte anzi, delle innovazioni, ad esempio l'indentazione delle righe di codice, che prima non era indentate, piuttosto che appunto il fatto che fosse ricorsivo, c'è la possibilità di gestire liste di oggetti e c'è la possibilità ovviamente di creare delle, diciamo, delle risposte del tipo l'acqua è più calda oggi di ieri, no? L'acqua di ieri. Si programmava con questo linguaggio. Come si programmava e dove? Con i potenti mezzi dell'epoca, che erano in Italia avevamo gli IBM PS250, processore Intel 286, MS-DOS a caratteri, RAM, 1 megabyte di RAM, ripeto per i giovani 1 megabyte, non 1 gigabyte, però con 1 megabyte noi eravamo capaci di farci stare dentro tutto, e 20 mega di disco fisso più il dischetto a 3 pollici e mezzo con cui trasferivi dati e programmi da un computer all'altro, non c'era internet. In,
invece in Edimburgo, alla Università di Edimburgo, è molto più ricchi, e quindi si usavano delle SunSpark Station, che sono macchine dedicate all'intelligenza artificiale con già 128 MB di RAM e poi tutti i server per l'elaborazione dei dati, lo storage, eccetera, eccetera. Era un altro mondo sostanzialmente rispetto all'Italia, avevi dei monitor giganteschi, qui lavoravi col monitorino a caratteri verdi, eccetera. Questo è un esempio di sistema esperto dell'89 che era diventato famosissimo, praticamente lo riportavano tutti. È un sistema esperto per risolvere i guasti della vostra bicicletta, e sa fare solo i guasti dei freni e il guasto del cambio. Ok, vedete che l'interfaccia praticamente domanda-risposta. La cosa interessante però è questa parte qua con la freccia, cioè il sistema esperto, siccome ragiona con regole if then else di probabilità, vi dà sempre la dimostrazione del processo di calcolo, cioè il processo di ragionamento che ha eseguito, e poi vi dà la risposta, cioè vi spiega in linguaggio naturale scritto come risolvere il problema. Ok, però vedete, cioè, siccome la regola 14 è stata utilizzata, allora ci sono le probabilità che una mannata, e così via. Allora oggi facciamo un salto, poi nel 92, dopo qualche anno che facevo il ricercatore, ho cambiato mestiere perché ho vissuto quella che era la hype dell'intelligenza artificiale di fine anni 80, inizio anni 90, dove si pensava che finalmente eravamo arrivati, è il momento buono di distribuire l'intelligenza artificiale, tutti usano l'intelligenza artificiale, e poi è morto tutto, perché siamo accorti che le macchine, sostanzialmente la tecnologia, non permetteva di distribuire in massa l'intelligenza artificiale, poi c'erano vari altri problemi. Io mi sono dedicato ad altre cose, tra cui sono entrato in consulenza, mi sono dedicato all'implementazione di sistemi ERP a livello enterprise e così via, e poi sono finito da più di 10 anni nel mondo della finanza a occuparmi di queste cose. Io non pensavo di mettermi a sviluppare chatbot fino sostanzialmente a giugno dell'anno scorso, quando insieme al mio collega abbiamo scritto e pubblicato con noi qui questo libro, La ruota dei mercati finanziari, che vi consiglio di non comprare, perché è un mattone gigantesco di 260 pagine, che contiene tutto quello che noi abbiamo sviluppato in questi anni, cioè 4 metodologie di analisi, un sistema di trading, 23 scenari di in investimento. Ci siamo posti un problema, una questione, no? Abbiamo detto ok, il lettore lo compra, vuole applicarlo, è un po' difficile che riesca a applicare i nostri metodi di lavoro immediatamente, no? Come facciamo ad aiutarlo ad applicarli, no? Perché sapete come qualsiasi cosa fate, comprate il manuale, sembra tutto facile, poi andate a casa, provate a farlo e non funziona niente, no? Ovviamente. Il secondo problema era che noi volevamo diventare molto ricchi con la vendita del libro, cosa che non è successa, se no non sarei qui stasera, e quindi abbiamo detto come facciamo a rendere virale, no, il messaggio che c'è un libro, peraltro di finanza ce ne sono una valanga in giro, no? Se andate su Amazon trovate centinaia di libri, farlo diventare virale. Allora capito per caso su un articolo scritto da Ninja Marketing che spiegava che il 58% dei millennials ha già usato un chatbot. Questo è un articolo di 2 anni fa, quindi penso che oggi saranno 70-80% i millennials, e il 67% di loro è disposto a fare acquisti con un chatbot. Ho detto cavolo, abbiamo trovato, ma che cos'è un chatbot? Vado a vedere cos'è un chatbot, ops, mi sembra lo schema che vi ho fatto vedere di un sistema esperto, no? Base di dati, knowledge base, data storage, un motore che elabora la base di conoscenza e un'interfaccia utente. Ovviamente a distanza di 30 anni sono cambiate un po' di cose, però ragazzi non avete inventato niente oggi con i chatbot, cioè lo facevamo 30 anni fa, noi si chiamava sistema esperto. Ho detto fantastico, usiamo questa roba qua. Vi faccio vedere il processo decisionale che ho usato per risolvere questi due problemi, no? Cioè dare agli utenti due chatbot, che sono due chatbot diversi per ciascun problema, che fossero ottimali. Io parto sempre sviluppando qualcosa, quando facevo sviluppatore, quando implementavo sistemi aziendali, dall'utente, quindi deve ruotare tutto intorno all'utente, cioè devo soddisfare l'utente, non è l'utente che si deve... Che
deve imporsi lui di usare un software più green. Marketing del libro, chi è che deve ricevere queste informazioni? Chiunque. Voi siete in tanti, uno di voi magari è interessato, no? A sapere che c'è un libro che parla di questa roba. Deve essere raggiungibile dovunque, nel senso che deve essere utilizzabile qui, a casa, in ufficio, sul treno, in bagno e così via. Deve essere veloce e facile, perché sennò mi stufo e il discorso marketing non arriva, perché se ti stufi lo spegni in una notte. Deve essere multipiattaforma, quindi utilizzabile con lo smartphone, col computer, con l'iPad e così via. Deve invogliare ovviamente l'acquisto del libro e deve invogliare la condivisione, cioè mandarlo via Twitter, piuttosto che Facebook, piuttosto che email ai vostri amici, parenti e colleghi. Allora, l'idea è stata quella di sviluppare un chatbot di quiz, sono domande su 5 argomenti trattati nel libro, per ogni argomento ci sono fino a 3 domande a cui rispondere. L'interfaccia utente del chatbot richiama anche nei colori la copertina del libro, come vedete, quindi marketing già anche quello emozionale, e il chatbot è molto semplice da usare perché si usano i bottoni. Abbiamo pensato a questo, no? Perché se tu lo usi sullo smartphone, sei in metropolitana, stai giocando con lo smartphone, non hai tempo di scrivere le risposte. È molto più facile, ti faccio la domanda, risposta giusta, risposta sbagliata, clic, molto veloce, rapido e non ti incavoli. Ovviamente per distribuirlo la cosa più facile è usare un QR code, perché tu con lo smartphone punti, clicchi e ti parte il chatbot. Okay. La piattaforma che uso è molto veloce, quindi i tempi di latenza sono praticamente quasi sempre sono nulli, e inizio a giocare col chatbot. Vi faccio vedere la demo del chatbot. Non viene chiesto nome, email, niente, perché tanto non la date mai quella corretta, e soprattutto c'è la GDPR. Viene chiesto che tipo di investitore sei, viene consigliato 3 delle 5 aree di gioco, si sceglie l'area e inizia le domande. Le domande sono facili, divertenti, legate alla realtà attuale, tipo le domande sulle squadre di calcio. 2 risposte, giusta o sbagliata, e la soluzione del tracciato. È sempre possibile saltare alla fine. Puoi dirlo agli amici e puoi acquistare il libro direttamente dal chatbot cliccando sui vari bottoni degli store online. Ovviamente, solo se tu vuoi, ci puoi contattare in email, e quindi ti chiediamo nome e cognome. Questa volta sono sicuro che dai corretti, perché sei tu stesso che mi stai chiedendo il contatto. In questo caso dobbiamo gestire la GDPR, che è fondamentale quando si lavora con i chatbot, e se io voglio inviare l'email ai due autori, devo flaggare. Qui parte tutta la spatafiata sulla GDPR con i link alle privacy. Dai l'autorizzazione obbligatoria, quindi flaggi le autorizzazioni, e poi, uscendo dal chatbot, mi dice: ma mandalo anche ai tuoi amici. E se cliccate su Twitter, Facebook, eccetera, vi crea già il tweet, il post di Facebook è già tutto pronto. Quando voi mandate l'email, manda l'email ai due autori e contemporaneamente carica una lista in MailChimp con i flag. In questo modo io sono sicuro che ho l'evidenza a normativa GDPR che chi mi ha mandato i dati mi ha anche dato l'autorizzazione. Non sono flag preflaggati, perché sapete che la legge impone che devi flaggare, ok? E sono due flag diversi, uno per mandare l'email con i dati, e l'altro, siccome l'altro ha la sua società che manda delle newsletter, ovviamente l'altro flag è se vuoi la newsletter, ok? Quindi abbiamo praticamente gestito la GDPR, speriamo almeno nel modo più corretto possibile. Non viene rilevato l'IP address, cioè tutto quello che ci può mettere nei casini a livello di GDPR, sapete che sono poi delle sanzioni micidiali che non vengono applicate, però potrebbero un giorno anche applicarle. Tutti i dati che possono essere pericolosi per noi non vengono presi. Secondo chatbot è completamente diverso, perché anche l'utente è diverso.
abbiamo un utente che è un analista, comunque qualcuno che fa trading, comunque qualcuno che sta, che vuole utilizzare i nostri modelli di analisi, quindi sta in sala trading, in ufficio, a casa, se è un investitore privato. Il sistema deve essere affidabile e rigoroso, poi non deve essere veloce e facile, ma affidabile, cioè chi utilizza il sistema di supporto all'analisi deve essere sicuro che quella cosa lì funzioni e dà le cose giuste. È vicino al computer, di solito un analista sta davanti a uno schermo, di solito nei 2, 3 o 4, e ti deve assistere nel lavoro. Quindi vedete che è completamente diverso l'obiettivo, il tipo di utilizzo, niente. Mi sono posto il problema. Io ho fatto un bel po' di test di varie piattaforme, una decina di piattaforme diverse, tra NLP, a flusso, europee, americane, indiane, pakistane, di tutto di più. Le ho provate tutte e mi sono chiesto a un certo punto, ma conviene sviluppare questa soluzione di assistenza con una piattaforma di chatbot oppure creiamo un programma, facciamo un'app scaricabile, perché qui non devo colpire 10.000 persone, sono i clienti, saranno qualche decina, qualche centinaia di persone, facciamo un'app. Poi alla fine ho detto, va, usiamo l'esperienza che abbiamo col chatbot, molto più veloce. Visto che vogliamo sviluppare col chatbot, ci siamo posti un secondo problema, no? Quale interfaccia proporre? Allora, l'idea iniziale era quella di fare un chatbot vocale, perché l'idea era questa: tu sei un analista, davanti alla tua piattaforma di trading, di analisi, con i tuoi schermi, ti metti un bel Google Home sul tavolo e parli con Google Home e lui ti risponde, domanda risposta, e ti guida. Problemi sono due con un Google Home. Il primo è che spesso Google Home non capisce quello che dici se sei in un ambiente rumoroso. Penso che tutti voi avete provato un Google Home o un Alexa, hanno dei problemi a capire che parlate in un ambiente rumoroso. Secondo problema, molti dei termini sono in inglese. Banca Centrale Europea, European Central Bank, BCE, ECB. Un italiano che pronuncia European Central Bank molto probabilmente non è compreso da Google Home. Ok? Abbiamo fatto tutti i test. Terzo problema, se sei in un ufficio, la terza volta che dici ok Google, qualcuno ti manda a fanculo. È sicuro, sicuro, provateci. Ok Google, alla fine veramente è successo. Allora abbiamo deciso, facciamo un'interfaccia tradizionale a schermo, a tutto schermo, anche perché, come vedete, la parte di testo che il chatbot vi dà, perché sono istruzioni di lavoro, è molto consistente, quindi se il Google Home vi deve leggere tutta questa roba, fase 1, analisi del sentiment, ci permette di capire l'umore degli operatori, divise in 6 step, eccetera, non finiamo più. Ok, quindi interfaccia molto semplice, con l'idea di avere su uno schermo, sullo stesso schermo, il chatbot che vi dà le istruzioni e sull'altro schermo, su altre porzioni, i grafici su cui io devo lavorare. E poi interagendo col chatbot io faccio l'analisi e il chatbot mi dice, dopo lo vediamo, che cosa hai visto sul grafico, eccetera, eccetera. Questo è quello che è venuto fuori. Abbiamo un menu persistente sulla sinistra, con i comandi principali, e poi tutta la parte di analisi. Vedete, chiediamo di fare l'analisi mensile completa, mi dice che l'analisi è in 7 fasi, posso vedere sempre il flowchart del processo che il chatbot mi sta facendo fare, ovviamente ingrandendo a tutto schermo. Inizio l'analisi, in qualsiasi fase posso vedere delle video istruzioni, un corso di analisi dei mercati finanziari in pillole, 2-3 minuti, ogni fase c'è un video, chiedo il grafico, lui mi apre il grafico in automatico, faccio un'analisi e rispondo alla domanda, cosa vede nel grafico? A seconda della risposta lui mi guida nella fase di analisi successiva. In ogni momento non so cosa fare, apro la chat con me o con il mio collega e così via. Perché questo è un pezzettino microscopico, perché ha veramente dentro, e stiamo ancora sviluppando, siamo in test, io spero di uscire poi a giugno sui nostri clienti con questa cosa qui, di finire i test e di finire l'implementazione. È veramente gigantesco questo, veramente gigantesco. Formalizzazione della conoscenza, ovviamente io parto privilegiato perché la conoscenza sono io. Ovviamente se voi siete un'azienda che crea chatbot e ha dei clienti, dovete estrarre la conoscenza dal cliente, formalizzarla, è un processo un po' più lungo. La
conoscenza ce l'ho in testa, è scritta nel libro, quindi l'abbiamo già praticamente formalizzata. Però è un dominio molto complesso, questo è un pezzettino di tutte gli scenari di investimento, le metodologie eccetera, e vedete che dobbiamo formalizzare in qualche modo nel sistema. Ad esempio, un problema che abbiamo visto subito facendo i test con l'Aeroflow, banche centrali. Okay. Banca centrale, se io devo gestire l'Aeroflow, a prescindere dai problemi poi di pronuncia, abbiamo diverse banche centrali come entità, banca centrale europea è sinonimo, banca centrale europea, c'è chi la chiama BCE, c'è chi la chiama banca centrale d'Europa, chi la chiama banca di Draghi, molto spesso in ufficio banca di Draghi. ECB, European Central Bank, eccetera, eccetera. Cioè c'è una ridondanza incredibile su un dominio così complesso, o hai dietro un team di 10 sviluppatori, o essendo in due diventa veramente un compito infinito. Poi è difficile anche gestirlo. Formalizzazione workflow, che poi è quella che abbiamo fatto utilizzando la piattaforma Lambot, che vi farò vedere dopo, hai il problema, puoi avere il problema dello spaghetti code, cioè su grandi bot, questo qui è una porzione del chatbot di quiz. Quindi erano, se vi ricordate, la scelta di 5 aree di gioco, ogni area ha 3 domande. Sono già 155 blocchi e sono abbastanza gestibili ancora 155 blocchi. Il problema del chatbot invece di assistenza all'analisi finanziaria sono più di 1500 blocchi. Capite che diventa umanamente impossibile gestire la cosa. Per fortuna la piattaforma che stiamo utilizzando è una delle poche che permette la riusabilità dei componenti. Quindi in sostanza che cosa faccio? Semplifico come si faceva 30 e passa anni fa e come si farà ancora oggi con le routine subroutine. Io posso creare un chatbot dove ho il main chatbot, ok? Ma all'interno del chatbot ci sono questi blocchi che in realtà sono a loro volta dei chatbot più o meno complessi, ok? Quindi praticamente semplifico il flusso del programma, scusate se lo chiamo programma, sono vecchio stampo, sviluppando tanti diversi moduli specializzati che io posso anche riutilizzare in altri chatbot. Ok, quindi mi creo le routine specializzate e poi le riutilizzo quando voglio e semplifico di molto anche la leggibilità del flusso del chatbot. Ok. In questo caso è un chatbot di test, praticamente va a vedere quanti milanesi ci sono, no? Allora, setto due variabili, puntatore a zero, pass al modulo che è specializzato nel fare il conteggio, mi chiede dove abito e ovviamente c'è un blocco condizionale. Se la città utente contiene Milano, allora incremento il contatore dei milanesi, altrimenti incremento il contatore dei non milanesi e poi in output mi dà ovviamente la variabile settata con il risultato. Molto semplice, no? Però non tutte le piattaforme vi permettono di avere la possibilità di creare componenti che diventano chatbot di chatbot all'interno di chatbot e così via, semplificano molto l'utilizzo e lo sviluppo. Ovviamente i miei criteri di scelta del fornitore, perché qui poi casca l'asino effettivamente. Innanzitutto, secondo me, avendo visto più di una decina di piattaforme di vario tipo, le funzionalità del software. L'usabilità dei componenti secondo me è fondamentale se sviluppate chatbot un pochino più ampi di quelli che ti chiede come ti chiami, dammi l'email, vuoi parlare con qualcuno, ok, grazie. La possibilità di lanciare bot all'interno di un bot, ok, nel flusso del programma principale, assolutamente trasparente all'utente. La possibilità di gestire variabili, creare variabili e gestirle, soprattutto con operazioni algebriche. Questo non è scontato perché molte piattaforme che io ho testato all'inizio non davano la possibilità di creare variabili, dicevano ma ci sono quelli di sistema, nome, cognome, email, eccetera, bastano quelli. E quelle che ti permettevano di creare variabili, tra cui quella che sto usando, che è Lambot, non aveva la possibilità di fare calcoli sulle variabili. Cioè, io ho bisogno di un contatore, ah ma non serve. Poi l'hanno introdotta ovviamente, perché non sono solo io lo scemo del villaggio che bisogna un contatore. Nel mondo ce ne sarà qualche migliaio di persone. IFA Venes è una cosa importante, soprattutto dell'economia del builder. Io ho provato tante piattaforme,
bellissime, ma non mi trovavo con l'ergonomia proprio della costruzione del flusso, come era fatta la piattaforma, soprattutto con gli indiani e pakistani che ragionano in modo diverso dal nostro occidentale e quindi hanno un'ergonomia della piattaforma che ho visto non è la mia, insomma. Poi freemium è fantastico perché tutte le piattaforme che ho testato sono freemium, quindi è fantastico perché ti abboni gratuitamente e provi senza spendere soldi. Però attenzione a cosa vuole il freemium, soprattutto sui pacchetti di abbonamento più economici. Innanzitutto, quanti bot ti fanno costruire? Molti ti fanno costruire un bot, o due bot, o tre bot. Nel sistema che avete visto di assistenza, sono arrivato a una quarantina di bot che si richiamano uno con l'altro, eccetera. Per me era un problema. Seconda cosa, all'interno del bot, quanti blocchi, se è un workflow, o quanti intents vi fanno costruire? 2, 3, 4, 5, infiniti e così via. Prima di passare all'abbonamento successivo. Quante interactions, cioè quanti cicli di domanda e risposta del bot? In molti casi ho trovato che gli abbonamenti più economici ti dicono hai 1000 interactions. Ok, ma voi provate a lanciare il bot, 1000 interazioni, cioè 1000 cicli di domanda e risposta, domanda d'utente e risposta del chatbot, li finite immediatamente. Poi per averne di più dovete pagare 10 euro ogni 1000 cicli in più, no? Capite che li fate su un foglio Excel un po' di economics e vedete che il vostro abbonamento passa da 10 euro al mese a 200 euro al mese. Poi webhook, possibilità di avere JSON, API, la distribuzione su quali piattaforme, su website, su Messenger, WhatsApp, Slack, se vi servono. A me l'unica distribuzione la faccio sul website praticamente, quindi il resto era ridondante. Se c'è uno human takeover, la possibilità di entrare in chat direttamente con l'utente, se è possibile aprire dei tickets con l'utente e soprattutto a livello di metriche di analytics come sono, perché sono molto importanti per capire cosa stanno facendo gli utenti. Gestione del rischio secondo me è fondamentale, la GDPR, perché si sottovaluta sempre che un chatbot è una spugna che raccoglie informazioni e la GDPR è sempre lì presente. Ecco perché nel chatbot di quiz io non faccio chiedere nome, email, niente, non mi interessa, perché tanto il 90% della gente lo dà falso, ovviamente, non lo sappiamo. Se tu vuoi darmi i tuoi dati, li dai perché mi chiedi il contatto con l'email e allora ti faccio flaggare per questo. Sicurezza informatica è fondamentale, secondo me, quindi cercare di capire se la piattaforma, cioè la startup, l'azienda che vi dà il chatbot, la piattaforma su cui puoi girare il chatbot, a che livello di sicurezza informatica è. Fondamentali soprattutto con le startup, ok? Quindi di solito si parte un po' così. Latenza, tempi di latenza fondamentali, cioè la velocità, quello che avete visto era in tempo reale, no? Quindi avete visto la velocità del chatbot. Tempi di latenza su Landbot sono veramente fantastici. In altri casi vi gira la nuvoletta, a un certo punto mi stufo e chiudo. Downtime, molto importante, in alcuni casi vi trovate, non faccio i nomi, vi trovate che è morto, cioè provate a accedere al chatbot, non c'è, perché purtroppo sono cascati i server. Questo è capitato con startup che stavano crescendo molto rapidamente, avevano comprato spazio su server AWS come fanno tutti eccetera, peccato che crescendo molto rapidamente tu non hai più la capacità di gestire il carico. E quindi backup del sorgente locale, questo l'ho trovato da nessuno tranne su Dialogflow che ti fa scaricare il JSON del vostro programma. Sulle altre piattaforme che ho testato non c'è la possibilità di scaricarti il sorgente, insomma, che hai creato. E se ci sono poi dei service level agreement, soprattutto se siete un'azienda che sviluppa chatbot per conto altrui, per conto dei clienti, se è possibile aprire dei service level agreement con il fornitore della piattaforma. Solidità del fornitore del software as a service. Innanzitutto, secondo me, è fondamentale la sede per il discorso GDPR, quindi se è in Europa, più o meno sono sicuro che aderiscono al GDPR. In America, forse ancora, se siamo in Pakistan, in India, magari no.
Ok, solidità finanziaria della società è fondamentale secondo me, perché gran parte sono start-up, quindi non sai se tra sei mesi tu hai sviluppato una roba pazzesca, tra sei mesi la start-up è ancora in piedi o fallisce. Se fallisce hai buttato via sei mesi di tempo. Se poi questa roba che hai fatto la stai distribuendo a clienti che ti pagano, praticamente fallisce anche tu perché ti chiedono i danni. Il team, da chi è composto il team della società che ti fornisce il software? Si cerca di conoscerli, no? Si mandano delle email e così via, capire se sono proattivi, se hanno piani di sviluppo, se sono veloci, se sono gente visionaria e così via. Da chi è composto, quanti sono? Se sono una persona, come è capitato, su una piattaforma inglese era una sola persona, ok, vabbè, parti da solo, ma sei capace di gestire tutto? O sono 500 dipendenti come la piattaforma indiana che vi farò vedere dopo? Com'è l'help desk? Rispondono subito? Sì, no, ci mettono 6 ore, ci mettono 3 giorni, c'è qualcosa che non va. Poi mi dici, sì, ma siamo solo in due, chi se ne frega? Cioè, io ho bisogno della risposta immediata, non posso aspettarti 3 giorni che mi dai la risposta. E soprattutto come ti rispondono, se rispondono a te o no. La base di utenti è il fatturato. Ok, le start-up hanno dietro di solito un investitore, ma voi sapete che se non fatturate, il cash burn rate è molto veloce, cioè lo prosciugate e fallite. Ok? E la base di utenti? Avete 10 utenti gratuiti? No, ne ho 10.000 gratuiti. Va bene, ma sono sempre gratuiti. 10.000 utenti, di cui 8.000 paganti, ok, è un'altra cosa, non stai fatturando. La community di utenti è fondamentale, io vado sempre a vedere i forum, Facebook, perché i problemi che non vi dice il fornitore escono sui forum, ok? E quindi sapete tempi di latenza, se sono in downtime, se ti rispondo, se... la gente si sfoga sui forum. E infine se c'è un piano di sviluppo ed è pubblico, no? Magari chiedono agli utenti stessi di mettere dei suggerimenti per migliorare la piattaforma e così via. Io dove trovo le informazioni? Le trovo su due piattaforme che sono gratuite, che vengono usate dai Business Angels e dai Venture Capital e anche da noi di InvestiRobot per trovare le startup. Quindi se siete una startup mettetevi su queste piattaforme. Una si chiama dealroom.co e l'altra crunchbase.com. Ok? Sono due piattaforme di market intelligence, come si dice, e per ogni startup e azienda avete una scheda o più schede che vi dicono tutto quello che c'è da sapere dell'azienda, a iniziare da che cosa? A iniziare se questi hanno avuto round di finanziamento. Okay. Ad esempio questa startup spagnola, che si chiama Linebot, che io sto utilizzando, ha ottenuto 2,2 milioni di finanziamenti recentemente. E vi dicono anche magari qual è la valutazione di mercato di questa startup. Vale tra i 9 e i 13 milioni di dollari. Quindi sono abbastanza sicuro che questi ragazzi, sono tutti ragazzi neolaureati, hanno comunque le spalle coperte e l'azienda va avanti. Ok. Poi io quello che non so glielo scrivo, gli mando un'email ai fondatori a vedere se rispondono. Questo è Linebot, che è quello che uso io. Hanno 25 impiegati, sono cresciuti rapidissimamente in un anno, oltre al round da 2,2 milioni mi ha detto il fondatore che nel 2018 hanno chiuso con 1 milione di euro di fatturato, perché hanno 8.000 utenti a pagamento, più 500% rispetto all'anno precedente. Il loro sistema lavora solo con la logica albero a blocchi, però mi permette di avere le routine che vi ho fatto vedere. Quindi riusabili, multipiattaforma, hanno una desk veramente eccezionale, cioè tu scrivi in 1 minuto e mezzo qualcuno ti risponde e hanno migliaia di utenti in 40 paesi, quindi sono abbastanza solidi, cioè non dovrebbero fallire dopo domani. Engati non so se lo conoscete, è una piattaforma di sviluppo indiana favolosa, anche questa è freemium, andate e provatela. Sede in India, 500 impiegati, questa è una logica mista, logica ad albero di blocchi, però hanno anche l'NLP, machine learning e la possibilità di creare routine riusabili. Il problema del NLP è che è solo in India, arabo, turco, indonesiano e inglese, cioè non gestisce l'italiano. Un help desk eccezionale, ho fatto una video call con due indiani, pur essendo gratuito
il mio abbonamento, sono subito presentato in due in video call, mezz'ora, e mi hanno detto, con l'italiano ti arrangi, cioè ti devi costruire tutta la struttura per vestire l'italiano. Si può fare, però è un po' pesantina, non è nativo. E l'altra cosa che mi hanno detto è che il mio, all'epoca, quando ancora non c'erano le routine, il mio progetto, che vi ho fatto vedere, di assistente finanziario, era troppo complesso da gestire con la loro piattaforma. Multipiattaforma, 9 social più un website, e hanno migliaia di utenti in tutto il mondo. Infine, Pozify, Pakistan, questa l'ho scartata anche perché in Pakistan, il Pakistan non è una nazione molto, diciamo, sicura, no? Entrano in guerra un giorno sì, uno no. Il problema è quello, se tu hai server in Pakistan, un'azienda in Pakistan, il giorno che Trump decide di boicottare il Pakistan, ti chiude le linee col Pakistan e tutti i tuoi chatbot che sono in Pakistan o da qualche parte del mondo gestita dai pakistani spariscono. Hanno solo 3 impiegati, quindi anche questo è un po' un problema. Secondo me un round di soli 30.000 euro, è vero che in Pakistan la vita costa poco, è una piattaforma che usa solo l'NLP, però in urdu e in inglese. Ok, quindi ancora il problema. E l'helpdesk è molto carente, perché tutte le volte che gli scrivevo aspettavo giorni prima della risposta e poi sui forum utenti ne parlavano tutti male. Però hanno migliaia di utenti, quindi io l'ho scartata perché, ripeto, con le mie logiche non mi dava quelle sicurezze che cercavo. Forse ne cerco troppe perché arrivo da un ambiente aziendale dove facevamo sistemi ERP Enterprise per multinazionali e quindi magari forse esagero, però questi sono i miei criteri di scelta. Comunque Pozify anche lei è molto interessante, ecco, da provare. Conclusione. Allora, io metto sempre al primo posto l'utente sui bisogni, cerco sempre di scegliere al meglio il fornitore e ovviamente il software. Oggi che è freemium, è facilissimo, si testa gratuitamente. Il prezzo non è tutto, secondo me, perché sì, magari ti costa $10 al mese, però ti permettono solo di fare un chatbot con due entities e basta. E sempre mi chiedo se conviene fare un chatbot piuttosto che fare un'app. Dipende insomma dal tipo di distribuzione, dal pubblico che vuoi raggiungere, dallo scopo del programma che avete. E infine una lezione che io ho imparato già più di 30 anni fa e che tuttora vale è questa. Qualsiasi piattaforma usi mancherà sempre la funzione di cui hai bisogno, e credo che siete tutti d'accordo con me su questa ultima affermazione, no? E lì ci sono un po' di piattaforme che ho provato, molto bello il IBM Watson Assistant, da provare, anche lui è gratuito, veramente bello. Converse AI è in inglese, costa carissima, molto interessante, però secondo me per i miei scopi non aveva quello che mi serviva. E basta, questa è un po' la mia esperienza, non è ancorato per voi, questi sono i miei riferimenti. E niente, poi se volete giocare col chatbot sapete che basta andare a cercarsi il QR code e giocarci. Grazie dell'attenzione. Sono per le domande. No. Domande. Volevo chiedere, ma volevo chiamare, prima hai parlato di bot all'interno di altri bot, no? Quando era possibile fare questa cosa? O no? Con? Cioè con Aeroflow. Con Aeroflow non ci ho provato, no, okay. Non ti so rispondere, perché avevo provato Aeroflow, l'ho abbandonato circa 8 mesi fa, quando poi ho deciso di puntare tutto su Lambot, quindi era settembre, no, 8 mesi no, 6 mesi, settembre era. So che poi c'è stata un'evoluzione di Aeroflow, però all'epoca non si poteva fare. Io poi comunque mi ero fermato perché avevo capito che era troppo complesso gestire tutte le entità del sistema, perché anche solo la banca centrale avete visto che cosa comporta, poi ci sono i tassi di interesse, ci sono tutto il mercato azionario, obbligazionario, le materie prime, cioè veniva fuori una roba veramente gigantesca. Si potrà fare magari se ha un team di sviluppo di 10 persone. E io sono da solo e ogni tanto il mio collega mi dà una mano, ma quindi era un po' impossibile. Con Lambot invece è molto facile, perché la prototipizzazione è facilissima, drag and drop, crei il blocco e quindi è anche veloce per me. Quindi, posso? Sì, sì. Per quale motivo hai deciso?
Era proprio per questo motivo. Poi lo tengo lì nel cassetto, ecco, non è che l'ho abbandonato definitivamente, perché l'idea comunque di un'interfaccia vocale rimane sempre. Cioè l'interfaccia che avete visto, che comunque è un flusso con bottoni di risposta, è molto, è comunque abbastanza limitante. Quello che posso dire è che l'Anbot, me l'avevano detto, me l'avevano accennato uno dei fondatori, sta pensando di integrare anche il linguaggio naturale, probabilmente integrando Dialogflow in qualche modo. Perché comunque la natura è quella, cioè la tendenza è quella lì, la tendenza è quella di arrivare a avere comunque l'interfaccia che può anche parlare. Che, e l'idea di avere Engati, per esempio, che è la piattaforma indiana, ha sia la possibilità di creare il flusso, sia di creare tutta la parte di NLP, quello che è una FAQ, e quindi integri i due mondi in un unico sistema, ed è molto bella. Secondo me vi suggerisco di andare a fare un giro su, su Engati, che è la piattaforma indiana. E, però sicuramente sì, cioè l'idea c'è, l'idea, la mia idea originaria di avere un Google Home o uno smart speaker sulla scrivania rimane, perché penso che quella sarà poi, si arriverà a quello, cioè avere un dialogo effettivamente uomo-macchina a voce molto più, più smart che seguire le, no, la, la sequenza di istruzioni, cliccare su uno schermo, guardare sull'altro e così via. Per il momento diciamo che la, lo sviluppo che sto facendo privilegia invece quella, quel tipo di interfaccia utente. Sì, praticamente puoi crearti tutte le Landbot ai blocchi, all'interno dei blocchi puoi crearti tutte le, il codice in JavaScript, ti puoi creare tutto, tutto quello che vuoi in JavaScript. Quello che manca lo crei, se sai JavaScript, è molto, veramente molto comodo, molto molto comodo. Sì. Come struttura della base di conoscenza invece? La base di conoscenza, ma allora in, nel mio caso sono principalmente sono schemi di regole, quindi la, io devo, devo dare una procedura che è una procedura strutturata all'utente, nel caso del, del, del chatbot che aiuta il, l'analista finanziario a fare l'analisi, e praticamente è un flusso strutturato di sequenze di azioni, quindi vai a guardare questo grafico. Questo grafico com'è? Rialzista, ribassista, che tendenza ha? Ok, allora se la tendenza è rialzista, prendi quest'altro grafico, fai quest'altro tipo di analisi. Se anche questo ha questa, questa, diciamo, questa risposta alla mia domanda, allora fai qualcos'altro, no? Quindi è una, sostanzialmente una struttura davvero if then else, abbastanza, abbastanza facile da gestire. Quindi la, diciamo, la conoscenza è questa. E poi tutta la parte, diciamo, di dati sono, il, sono, sono i dati di mercato. E quello che vi dico è che adesso il sistema, il chatbot, aiuta l'analista, quindi l'analista che fa l'analisi, cioè l'umano che fa l'analisi sui grafici, sui dati di bilancio, perché tutta la parte anche sui dati di bilancio che viene gestita dal, dal chatbot, quindi dice ok, prendi il bilancio, guarda, so, i, le vendite, guarda il patrimoniale, guarda il conto economico, fai questi ratio e così via. È l'analista che deve fare l'analisi, aiutato dal chatbot che ti guida. Un passo successivo probabilmente sarà quello invece di integrare una piattaforma di analisi automatizzata, chiedendo un mio amico che collega, e cosa fa? Quindi il chatbot praticamente ha già la parte di analisi fatta e ti può, guidandoti, l'analisi la fa fare già un sistema automatizzato, perché oggi molti dei sistemi di analisi sono automatizzati, l'intelligenza artificiale è già arrivata, anche sul, nel mondo finanziario viene ampiamente utilizzata, è uno dei settori dove l'intelligenza artificiale è più utilizzata insieme all'healthcare e così via, quindi si può anche fare, il passo successivo sarà quello probabilmente, di automatizzare, di far fare l'analisi automatica a una piattaforma, poi il chatbot ti guida nel processo, ma ti dà già anche gran parte delle risposte, insomma.
rimanendo poi sempre all'utente umano l'ultima parola. Intanto come quello su cui stai lavorando, comunque hai un flow di processo, quindi guidi l'utente attraverso alcuni step, attraverso l'Android, ma sarebbe integrabile anche con un sistema che integra un motore NLP o che integra solo un motore NLP, cioè come faresti a guidarlo? Allora, infatti, qual è il problema? Il problema del motore dell'NLP, il test che ho fatto con Dataflow, è che non hai la certezza della risposta. Cioè il problema è quello, io in questo caso ho bisogno che, siccome è un processo step by step, ben strutturato, io ho bisogno che ci sia la certezza della risposta. Invece l'NLP, per sua natura, può andare dove vuole, no? Per cui può... E nei test che ho fatto, tra l'altro un test l'avevo fatto vedere a lui, che lo userà per la sua presentazione sui test dei chatbot, no? È uscita una roba che ho detto, meno male che è uscita in test e non davanti a un cliente, no? Perché veramente ci facevamo una figuraccia. Per cui preferisco gestire un flusso, perché io so comunque che la risposta è quella, insomma, e non si esce da lì. E deve essere così, perché nel tipo di lavoro che faccio io è tutto strutturato perfettamente, normato, così, non c'è spazio per il... Di conseguenza riesce a portarsi un caso in cui invece si potrebbe fare affidamento su NLP o non so, magari non fuori nel cuore. In tutti i casi in cui non hai bisogno di avere una certezza 100% che la risposta deve essere quella, in quel caso dati quei dati, data quella condizione di applicazione, di lavoro e così via. Quindi il problema è che io vedo in finanza, quando lasci fare troppo ai sistemi all'intelligenza artificiale, rischi poi che succedano i disastri. Molto banalmente, i grandi crolli di borsa che sono stati negli ultimi mesi o anni, che sono stati innescati da sistemi automatici che partono a cascata e non riesci a fermare. E lì c'è qualcosa che è sfuggito. No? Invece quando tu hai un sistema di trading automatizzato, deve essere sicuro che il margine di errore sia zero. Purtroppo non è così. È quello che chiamano il big fan, no? il pollice grosso del trader, si legge anche sui giornali. Quando c'è un crollo di borsa che non si spiega, è un trader che ha schiacciato il tasto sbagliato della tastiera. Non esiste, quella roba lì non esiste, lo assicuro. Che sai, trading non può esistere una roba così, no? È solo che il 90% del trading su strumenti finanziari oggi viene fatto da macchine, okay? Viene fatto da macchine, sempre più sofisticate, ma è fatto da macchine. Cioè l'uomo oramai lavora con il 10% del mercato finanziario. La macchina può sbagliare, okay? Sono sofisticate, però sbagliano. Quando sbagliano, tirano giù la borsa, come è capitato. Ultima domanda. Hai provato Rasa? Chi? Rasa. No. Un altro, okay. No, le piattaforme che ho provato sono quelle che vi ho fatto vedere, sono circa una decina. Poi quando ho trovato quella che faceva il mio caso, mi sono fermato. Non è il mio mestiere fare chatbot, non ancora, però sapendo quanto si fanno pagare le società che sviluppano chatbot, mi sa che mi dedicherò alla costruzione anch'io di chatbot a pagamento. Grazie.